I miracoli di Gesù sono i segni della sua divinità. Gesù, per dimostrare alla gente che quanto insegnava era veramente parola di Dio, fece molti miracoli, cioè prodigi che solo Dio poteva fare, come la guarigione di malati e la risurrezione di morti. Il suo primo miracolo Gesù lo fece a Cana di Galilea. Durante un banchetto nuziale venne a mancare il vino. La madre di Gesù, che era tra gli invitati, gli disse: «Non hanno più vino». Poi disse ai servi: «Fate quello che egli vi dirà». Allora Gesù ordinò ai servitori di riempire d'acqua sei grossi vasi di pietra destinati alle purificazioni e ordinò di servirne il contenuto agli invitati. Quale fu lo stupore dei servi quando invece di acqua versarono nei bicchieri del buon vino. Un altro giorno, mentre Gesù era in viaggio con i suoi discepoli, un lebbroso, tutto coperto di ferite, si gettò in ginocchio davanti a lui dicendogli: «Se vuoi, puoi guarirmi». Gesù, commosso e vedendo tanta fede, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii guarito». E subito la lebbra sparì da lui. Vedendo questi ed altri miracoli, la gente stupiva e lodava Dio dicendo: «Non abbiamo mai veduto nulla di simile». E molti cominciarono a credere in lui. Poco tempo prima di morire, Gesù fece dei grandi miracoli che convertirono a lui molta gente, ma gli attirarono anche l'odio dei suoi nemici. Tra questi miracoli c'è la guarigione del cieco nato. C'era a Gerusalemme un uomo cieco dalla nascita, conosciuto da tutti perché viveva chiedendo l'elemosina per le strade. Un giorno Gesù e i suoi discepoli gli passarono accanto e i discepoli chiesero a Gesù: «Maestro, chi ha peccato perché nascesse cieco? Lui o i suoi genitori?» Gesù rispose: «Né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma è così perché si manifestino in lui le opere di Dio». Detto questo, Gesù fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe». Il cieco andò, si lavò e tornò e ci vedeva. La gente, meravigliata e incredula, gli chiedeva: «Ma sei proprio tu il mendicante cieco?» E lui: «Sì, sono io ed ora ci vedo». E tutta Gerusalemme parlava di ciò. Allora i capi dei farisei che odiavano Gesù cercarono con promesse e minacce di fare sì che quell'uomo negasse il miracolo, ma non vi riuscirono. Chiamarono anche i suoi genitori, ma essi pure confermarono che quello era proprio il loro figlio nato cieco, che ora ci vedeva. Alla fine, presi dall'ira, lo insultarono e lo cacciarono fuori. Gesù venne a sapere che lo avevano cacciato fuori e incontrandolo gli chiese: «Credi tu nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Tu lo vedi, è colui che parla con te». Allora quell'uomo disse: «Io credo, Signore», e si inchinò davanti a lui. Scrive l'Evangelista e Apostolo San Giovanni al termine del suo Vangelo: «Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere».
Calmati. Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Maestro, ti supplico. La mia figliolina è agli estremi. Vieni a metter sopra lei le mani affinché sia salva. È viva. Portami a casa tua. Perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. Lasciate questa casa. Talita Kumi, levati. Non dite a nessuno quel che è accaduto oggi in questa casa. Datele qualcosa da mangiare.